in campo nel secondo tempo, si è siglato un gol bellissimo, un bel sinistro da fuori area che ha virtualmente chiuso quella partita. Nel secondo tempo proprio ho visto un Parma forse più aggressivo anche con l'uomo in meno. Tu come l'hai visto dal campo? Sì, l'atteggiamento che mettiamo è sempre quello propositivo di cercare la prestazione. Noi eravamo con l'uomo in meno, è vero, però comunque la squadra, sia chi gioca, chi parte subito, che chi passa parte dalla panchina, cerca di metterci sempre quell'atteggiamento propositivo per avere il risultato, per riuscire a raggiungere il risultato. Venivamo da alcune partite in cui non stavamo facendo benissimo, soprattutto l'ultima, e quindi la voglia di riscattarci era tanta. Sei entrato in campo in un momento difficile per la tua squadra, l'inferiorità numerica sull'1-1, la tua prestazione però è stata all'altezza, anzi hai saputo trascinare con i tuoi compagni la squadra verso il successo. Sì, come detto, anche quelli che partono dalla panchina cercano di metterci sempre il loro, sia per qualcosa di personale, ma anche per riuscire a mettere in difficoltà il mister nelle scelte. E quindi questo che penso che sia un'ottima cosa, anche riuscire ad avere una rosa molto ampia, avere delle scelte all'altezza. È una vittoria che può svoltare un po' la stagione vostra. Beh, penso che la prestazione ci possa aiutare, però dobbiamo continuare così anche nelle prossime partite. Vabbè, un ottimo ritorno dopo un periodo di vacanze forzate, forse un po' esagerate. Sì, l'espulsione l'ho presa e involontariamente ho preso qualche giornata in più di quello che pensavo e speravo, perché comunque l'espulsione qualche giornata costa, soprattutto diretta. E niente, penso di essere ritornato in campo e di essere riuscito a dare una mano alla squadra. Insomma, ti sei preparato nel migliore dei modi per questo ritorno. No, mi sono sempre allenato come tutti gli altri, come tutti i compagni, al massimo. Grazie.